Bentornati sul canale di Axios00 e bentornati in un nuovo episodio di Minecraft Wii U Edition. Siamo con la Super Mario Edition. Perciò, allora, ho deciso, come mi avete detto molti di voi, di costruire la nostra casetta in abete, in quanto effettivamente altrimenti non si trova rovere ed è un problema. Quindi smantellerò un po' tutto questa zona e faremo tutto in rovere. Quindi oggi questa puntata verrà dedicata esclusivamente alla costruzione della casa. Speriamo di fare una cosa fatta bene. Non mi ricordo se abbiamo anche un po' di sabbia, perché io tanto quercia trovata non so dove, ma va bene così. Abbiamo un po' di semi da piantare, quindi appena fa giorno andrò a piantare anche questi semi che li abbiamo trovati l'altra volta, visto che cercavo cibo. Ci siamo trovati anche il cibo, per fortuna. E nel frattempo facciamoci le assi, più assi possibili, perché tanto ci serviranno tutte quante. Ho intenzione di fare una cosa un po' grossotta, quindi più roba abbiamo meglio è. A parte che tanto di assi, di abete qui intorno ce n'è veramente una quantità industriale qui in giro, perciò non dovremo avere grossi problemi. Ora direi che io vado, per aspettare il giorno, un attimino in miniera, appunto, perché tanto qui direi che siamo piena nottata. Mezzaluna, tra l'altro, guardate carina. Ok, benissimo. Siamo a mezzaluna, perciò io scendo giù, vado a cercare un po' di roba e poi torno su e facciamo la casa. Tra l'altro, mi è venuto in mente dopo, mi ha fatto tutto il ferro. E grazie, tra l'altro, per i consigli su come farmi le armature e quant'altro. Per l'armatura mi avete detto che bisogna fare una cosa del genere. Grandi così, perfetto. Intanto mi era venuto fare un tubo? Ho visto male o era un tubo quello di prima? No, scusate, devo rifare un attimo sta cosa qui. Cosa sarebbe questo? Il tubo? Il calderone! Ah, il calderone! Che figata pazzesca. Ok, mi avete detto per fare il... per fare l'elmo è così, ma guardate che figata l'elmo! Quanto è bello il nostro elmo! Dai, è troppo stupendo! Ok, intanto... no, scusate, ma mi devo vestire... Ah, per chi mi diceva della skin, io lascio questa, la mia skin mi piace troppo e lascio questa. So che non è in tema Super Mario, ma mi piace veramente tantissimo. Perché ci sono, facciamo anche gli stivali, sempre se mi ricordo come fare gli stivali, perché me l'avevate detto e quindi li farò in qualche modo, forse. Eccoli qua, ok, benissimo, fate anche gli stivali di ferro. Benissimo, almeno siamo un po' più corazzati, possiamo andare in giro un po' più tranquillamente nel caso. E a questo punto direi che ci possiamo... uomo d'acciaio! Perfetto, perché siamo messi tutti in ferro. Grande in questa maniera. Siamo... guardate che musino adatto che abbiamo. Benissimo, perfetto. Direi che a questo punto, visto che siamo così ben corazzati e abbiamo una spada di ferro, io direi quasi che possiamo anche avventurarci nella notte. No, è giorno. Grandi così, perfetto. Alla grande. Inizio a smantellare, Tra l'altro sapete cosa? Mi piace anche di più questo legno. Sembra più adatto a quello che voglio fare io, in effetti. Decisamente più adatto. Direi di fare una porta a due in modo da far venire una cosa un po' più simmetrica, perché altrimenti fa veramente schifo come situazione. Quindi ottimo così. Ok, già che ci siamo, andiamo a prenderci un... ce n'ho pale qui. Spada di pietra... non ho pale. Ok. Facciamo a mano, tanto prendere la sabbia non credo ci voglia tanto. Diciamo che dovrebbe essere quella in teoria la sabbia. Vediamo un po' se riesco ad andarci senza passare dall'acqua, tecnicamente. Perché dovremmo farci del vetro, tra l'altro. Quindi ci vuole questa sabbia. Io penso sia sabbia, ora andremo a vedere. Tanto è sabbia sicuramente. Voglio andare a caso, vediamo un attimo cosa avrò raccolto. Ma sarà senz'altro sabbia, deve essere sabbia in tutti i modi. Benissimo, dovrebbe bastare questa. E tra l'altro io qui, se allargassi un po' verso quest'acqua, potremmo farci la zona tipo farm, cioè una specie di campo qui nel mezzo con la roba, in modo da sfruttare questo corso d'acqua e coltivare cose. Perché mi sembra anche giusto così. Vediamo un attimo se riempirà. Sì, yes. Ok, cerchiamo un po' di prendere tutto quanto. Perfetto, si riempie alla grande. Quindi... vediamo un attimo di fare terra, qui nel mezzo, in modo da piantarci più roba possibile. Ok, dovrebbe venirci comunque un po' di cibo, questa zona. E lo faccio adesso perché serve, servirà tanto. Sì, era sabbia, dimmi che era sabbia, ok, era sabbia. L'importante è questo, altrimenti non mangiamo, quindi
Direi che è decisamente necessario tutto ciò. Ok, facciamolo così e poi facciamo una cosa del genere. Speriamo che non vada via l'acqua dalla parte di là. Potrebbe essere un problema tutto ciò. Magari con un secchio potremo buttarcela nuovamente qui e andare a posto, eh? Vado a fare un secchio. Allora, dovrebbe essere... Ok. Che diamine... Ma cos'è sta cosa bellissima? All'altro dovremmo piazzare anche le torce lì nella zona, perché altrimenti sarà un problema. Oh, tipo, vediamo di mettere una torcia qui, un'altra qui, poi ne mettiamo... una la mettiamo qua giù e una la mettiamo qui. Dovrebbero bastare, almeno spero, per tenere abbastanza lontani i vari mostriciattoli. Prendiamo l'acqua da lì, dovrebbero essere senza problemi. Ok, e la buttiamo qui. Deve bastare? Prendiamo l'altro po', va, che non si sa mai, che tanto qui c'è acqua a sfare che non manca. Ne mettiamo un po' qui, dovrebbe pareggiare quasi. Quasi. Tra l'altro bisogna che mi ricordi che non si deve saltare. Cioè, io penso che basti una cosa del genere. Magari fatemelo sapere nei commenti. Oh, non ho preso il grano. Non ho preso il grano. Decisamente non l'ho preso. Quindi vediamo un po' di prendere il grano, la zucca e la barbabietola. Perfetto. Alla grande. Questa è carne marcia. Non ci interessa al momento, ma proprio per niente. E dovremmo farci la zappa, che io non mi ero ancora fatto. Male ste cose, molto male ste cose. Quindi facciamocela al momento, che è sempre comodo. Aspetta, dovrebbe essere così, giusto? Ah già, è vero, lo scettro, era lo scettro, è vero. Bellissima sta cosa, ok. Prendiamoci lo scettro e andiamo a zappare un pochino. Allora, oh, questo, sì, terreno per piantare semi. Lo pensò, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo pensò il dottor Pivetta. Allora, continuiamo così. Facciamoci il tutto e piantiamo in alto, qua su in cima, un po' di fiori di zucca. Poi ci mettiamo qui il grano e c'era anche un'altra cosa, la barbabietola. Ok, perfetto. Quindi il grano lo mettiamo qua giù, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grandi. E poi di qua ci mettiamo la barbabietola, 1, 2 e 3. Perfetto, reintegra mezzo... fungo se mangiato, si può piantare nelle zolle. Ok, benissimo. Tanto abbiamo il tutto, almeno intanto crescerà. E si spera, si svilupperà tutto quanto. Almeno potremmo mangiare finalmente in leggiadria e tranquillità. Intanto creiamoci la mappa, perché non mi ricordavo se l'avevo creata. E io riprendo la costruzione qui della casa. Distruzione, costruzione, più che solo costruzione. Ok, abbiamo il perimetro, poi ci faremo la porta, questa torcia qui ce la lasciamo, perché non si sa mai, faccio la seconda parte del piano. La quantità di materiale che non ci vuole per fare ste cose, mamma mia. Meno male che ne abbiamo veramente da buttare via, eh. Tanto faccio anche il terzo e poi mettiamo le finestre e tutto quanto, eh. Sarà più piani la casa, quindi non vi preoccupate. Ok, siamo a posto, poi vedremo di farci le finestre. A questo punto io direi di farla anche un po' più alta. Tipo un altro più alto, da non sentire proprio il soffitto che ci schiaccia, perché è probabile. Sta per diventare notte. Dovrei mettere le torce, in effetti, qui ormai volevo finire. Maledizione, proprio adesso, maledetto. Ok, e andiamo dentro a mettere, aia, ouch, mettere qualche torcia qui agli angoli, anzi all'entrata. Ok, poi ne mettiamo un'altra qui. Non ne avevo altre io, in teoria. Le ho bruciate così, me le sono bruciate. Della serie ho fatto un po' di torce, ma va bene così, l'importante è avere un bel po' di luce qui dentro, almeno così voi potete vedere molto bene. Qui mettiamoci qualche altra cosa, tanto per non far spawnare mostri troppo vicini. Ok, riempiamoci un po' la zona di torce, così almeno stiamo un po' più tranquilli. Perfetto. Ok, dovremmo essere abbastanza riparati in teoria dai mostriciattoli. Quindi ne metterei un'altra qui sopra e un'altra qui e poi un'altra di qua, tanto per segnalare la zona, diciamo così. Almeno dovremmo avere al sicuro anche il grano e quella roba lì. Qui è il caso ora di farci una porta.
il prima possibile. Però prima volevo almeno chiudere così, perché altrimenti non vorrei entrasse di tutto. E la facciamo in rovere, perché ci piace così, mi piace questo tipo di porta in teoria. Quindi vediamo un attimo cosa è venuto fuori. Non ho idea di che cosa sia. Avete visto un po' com'è la texture, è veramente carina. Vediamo un attimo come sarà messa qui, perché forse ci sta bene, sapete. Ma sì, dai, che ci sta bene. Qui ci facciamo un po' di vetro sopra. Spero venga bene, perché non mi ricordo se veniva bene o no sopra le porte il vetro. Mi pare di no, mi pare venisse proprio uno schifo. Però magari ci possiamo provare. Qui tra l'altro devo mettere la porta dal fuori, perché è più carina come cosa. C'è più spazio dentro, semplicemente per questo. C'è molto più spazio dentro. Poi faremo il vetro. Vedremo un po' qui se chiudere oppure no. Qui ci dovrebbe venire una bella finestrella al posto della torcia, e qui un'altra. Quindi usiamo la sabbia. Ok, ho messo il rovere a cuocere, seguendo anche qui i vostri consigli, dove mi avete detto che mettendo il legno a cuocere funziona praticamente come il carbone e mi può tornare utile. Ottimo così, un po' di vetro. Noi intanto facciamo cuocere e facciamo lo spazio per le finestre, in teoria, sempre che non arrivino vari mostriciattoli in giro. Si spera di no. Speriamo. Volevo queste. Ottimo. Le lastre. Benissimo così, io volevo le lastre. Ok, almeno possiamo vedere anche cosa c'è fuori, cosa ci sta succedendo intorno, che non è una cosa da buttare via. Benissimo, sopra la porta metterò poi alla fine, perché tanto, se non ricordo male, avevo provato a fare una cosa del genere e venivo a mezzo schifo sopra le porte. Quindi la vedo abbastanza male come cosa da fare. Però proviamoci, non si sa mai. Qui intanto sta cuocendo tutto ben benino, e l'importante è quello. Qui ragazzi metto il vetro, so che non c'è molto panorama, ma ho intenzione di spianare la zona qui dietro. Poi vi spiegherò il perché, ma come vedete c'è la cascatina, tra l'altro, potremmo sfruttarla in qualche modo. E meglio mettere un vetro qui, almeno poi ne riparliamo più avanti. Qui tra l'altro ci sarà da fare un vetro, ci sarà da montare qui sopra per fare spazio. E mettere torce qui ai lati, perché tanto vanno a finire male ste due. Guardate quello zombie come si aggira qui vicino, tra l'altro zombie vestito che sembra un Koopa, tra l'altro. Io vi ricordo questa cosa perché questa Super Mario Wii U Edition, questa Super Mario Edition, Minecraft Wii U Edition, senti qui che casino, è uno spettacolo. Perciò sarà in quel modo. Ora qui mi basterà per chiudere le lastre di vetro che ho fatto, forse sì. Sì, dai, dovrebbero bastare, dovrebbero addirittura avanzare due. No. Dovrò mettere una botola, senza ombra di dubbio dovrò mettere una botola o qualcosa di simile. Qui nel centro potremmo farci un'altra finestrella. Sì, lo so, mi piacciono le finestre, non so se si è capito, ma mi piacciono un tantino le finestre. Ok, che abbiamo una visuale anche qui molto carina. Ottimo. Io direi che qui non ci siamo, manca questa parte qui, Ale. Sapete cosa? Forse potremmo farla con legno di rovere, tanto per... Vediamo un po' come viene qui la situazione. Giusto così per provare, Ma vi dirò, non è mica proprio bruttissimo. Non è che sia un granché, Fatemi provare con il vetro, ma non è neanche bruttissima come cosa. Ok, pulsante per aprire la porta. Ce lo siamo messo. Sentito un brutto ringhio qui fuori. Oh, prima lo zombie era di qua. Prima il Koopa era di qua, chiamiamoli così. Anzi, sembra più un Martel Bros quello più che un Koopa. Però, ok, è lì, sta lì. L'importante è quello, l'importante è che non venga da me. Poi va benissimo tutto. Allora, l'idea è di mettere il letto magari qui, diciamo. Qui ci mettiamo, o lo facciamo qua il letto, al posto di questi cosi. Anzi, io lo farei addirittura qui il letto. So che siamo vicino alla porta, ma sono soddisfazione, almeno scappiamo prima. Usciamo prima, intanto si rifà giorno, grande in questo modo. Perciò dovremmo magari qui cambiare l'ingresso alla nostra caverna. Decisamente sarà da cambiare. Intanto qui vediamo un po' se ha finito. Se mi possono andare bene tutti questi blocchi di vetro, tanto è inutile farne altri. Sinceramente al momento non abbiamo bisogno. Dovrò però andare più che altro a prendere del legno, perché manca, decisamente manca. No, dai, che dite? Ci può stare?
magari fatemi sapere voi nei commenti se volete che lasci, qui intanto il pulsante lo levo e poi metto le piattaforme qui sotto, i pulsanti quelli a terra. Ma fatemi un po' sapere voi cosa volete che ci metta qui sopra questa porta. Come volete che faccia l'ingresso? Che secondo me viene una cosa più carina se me lo dite voi. Sicuramente viene più carina rispetto a quello che potrei fare io, ma proprio sicuramente. Sa tipo tappeto una cosa del genere. Non è che mi piaccia troppo, sinceramente. Però almeno è funzionale. Gli altri due li mettiamo qui, qui non me li mette. Perciò... forse li mettiamo qui? Non saprei come altro fare, sinceramente. Ok? L'importante è che funziona. L'importante è questo, benissimo. Almeno è utile, è funzionale se non altro. Guardate qui carino però il panorama. Mi piace proprio come... mi piace la zona che abbiamo scelto. Mi piace veramente tanto, guardate che roba. Veramente carina. Io procederei a fare un altro piano lì di sopra. C'è una grotta anche qui e non l'avevo vista. No, dai, siamo circondati dalle grotte. Cioè, se vogliamo andare in esplorazione c'è veramente di tutto qui. Dall'altro mi avete detto che avete visto nel... come si chiama? Nella mappa, anzi, quando era il panorama, il primo episodio, che avete visto un villaggio di persone. Quindi andremo un po' di NPC, quindi andremo un po'... se lascio qui dovrebbe ricrescere, no? Se lascio qui uno, anche senza ripiantarlo, in teoria. Fatemelo sapere, se no io mi prenderò un po' di questi ramoscelli e dovrebbero venire fuori dalle foglie e ripianterò gli abeti, diciamo così. In teoria dovrebbe essere fatto, no, questo? Anche perché ho bisogno di cibo, quindi proviamo. Ok. In teoria sì. Dovremmo farci il pane, in teoria, con questo. Proviamo un po' a vedere cosa viene fuori magari da questi. Ok. Perfetto. Sono tre. Dovrebbero bastare, mi sembrava ce ne volesse due, no? Per fare il pane o cose del genere. Andiamo un po' a vedere, Ok, andiamo un po'. Sì, ok, perfetto. Meno male. Andata bene, un po' di pane ce lo siamo fatto. Lo sgranocchiamo subito perché... non così. Non mi ricordo neanche quanto dai io il pane, tecnicamente. Vediamo un po'. Mica tanto, alla fine. Mica tanto dai il pane. Abbiamo bisogno di sicuramente di più cibo. Più cibo in giro. Più cibo per tutti, perfetto. Ok, ho incrementato un po' le varie cose. Ma queste si possono prendere, no? No, forse no. Forse dovevo aspettare un pochino. Mi sa che dovevo aspettare un attimino. Ok, almeno possiamo ripiantare. Scusate, ma io ve l'ho scritto nella descrizione del video. New Boy Side, però, perciò mi raccomando, prendetemela con me quando faccio cavolate madornali. Quindi qui ripiantiamo un po' il tutto. Benissimo. E dovrebbe essere venuto fuori anche qualche barbabietola, che non è mai male. Benissimo, il grano però non ne abbiamo. Stiamo procedendo un po' a rilento con questo cibo. Male male andremo in cerca di roba carne da qualche parte. Proponevo di fare qui una specie di mansardina, qualcosa del genere. Quindi verrà, qui ci verrà un po' di tetto in fuori. E qui nella parte centrale dovrebbe venirci una sorta di mansarda davvero. Che potremmo, da dove potremmo salire da qui? Io direi di metterci qui una scala, tipo a pioli. Quindi andiamo giù di sotto. Ok, facciamoci un po' di... mi sa che ce ne vuole un'altra. Abbiamo bisogno di qualche altro stick. Il rovere mi sa che l'ho messo a cuocere. Quindi, vabbè, facciamocelo un po' con questo. Tanto non è che manchi, per la verità, cioè, le abete sicuramente ne abbiamo abbastanza. Qui è un po' buia la zona, quindi mettiamoci qui una torcia. So che è un po'... non sta benissimo, ma comunque facciamo una cosa del genere. Ok, meno possiamo salire qui sopra con più tranquillità. E qui poi che altro posso chiudere finalmente. Vediamo un po' di farci una botola magari qui sopra, qualcosa del genere. E cerchiamo di chiudere questo piano. Io andrei ancora più su, tra l'altro. Un momento, poi faremo il tetto più avanti, dai. Cerchiamo di salire, che mi piace questa idea. Ok, che abbiamo iniziato a dare una sorta di
forma a quello che dovrà venire fuori, tra l'altro. A questo punto facciamo un altro piano normale, niente mazzardina per ora, solo piano normale. Andiamo sempre più su, vediamo un po' di fare un qualcosa di arrivare al cielo quasi. Che tra l'altro mi verrebbe da dire che qui ci facciamo appunto quest'altro piano. E poi qui in questa zona piccola ci potremmo fare una sorta di torre che poi sale su in alto per conto suo. Che ne dite? Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando. Ok, poi la chiuderemo in qualche modo. Tra l'altro questa è una cosa del genere, l'avevo già fatta anche in un'altra serie di Minecraft e avevo trovato dei problemi qui sopra a chiudere, ma troveremo sicuramente il modo adesso, ne sono sicuro. Ho fatto una scala per scendere qui giù nella diciamo nella miniera, nel nostro specie di dungeon. Qui volevo mettere appunto una chiusura perché non si sa mai quello che ci può uscire. Ok, mi sembra che stia procedendo bene tutto ciò. Vediamo un po' di fare una botola, concludere questa cosa. E poi per questo video ci salutiamo qui, anche perché non ho idea di quanto verrà a lungo, quindi. Allora, vediamo un po' dopo aver fatto la botola come diavolo, perché qui sicuramente non ci starà mai. Ma se io lo metto tipo una cosa del genere, si attiva usandola, colpendola con una pietra rossa? No, va bene, ma va bene così, no? Sembra abbastanza carina come cosa alla fine. È rialzata ma non dà fastidio, tanto qui ci mettiamo delle lastre in modo da fare pavimento. Quindi alla fine dovrebbe venire una cosa fatta bene in teoria. Tra l'altro, come lo faccio il pavimento? Fatemelo sapere anche questo nei commenti. Io ho un po' di andesite, granito e qui ho un po' di diorite. Andesite e granito, sono sicuro. Granito ce l'ho, un po' di andesite ce l'abbiamo. Loccioli, poi abbiamo anche un po' di legno di betulla che non ci interessa. E un po' di assi di quercia nel caso, se vi interessa saperlo. Fatemi sapere voi nei commenti, mi raccomando. Direi che con questo episodio di Minecraft Super Mario Edition ci possiamo salutare qui, visto che sta tornando il giorno. Quindi, io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, mi raccomando almeno Facebook, in quanto lì sopra scoprirete se ci saranno video o no in giornata o ci saranno altre cosette varie. Ogni tanto metto foto, queste cose del genere, quindi mi raccomando iscrivetevi a Facebook, è molto importante. Se volete rimanere diciamo aggiornati col canale, non verrà brutto così, non vi preoccupate. Qui metteremo altre finestre, altre cosette, altri abbellimenti anche fuori. Ho già pensato a degli abbellimenti tipo scudi o spade qui messe sopra o teste di nemici. Insomma, dovrebbe venire una cosa carina. Almeno quello che è in mente, quello che ho in mente è di far venire una cosa carina. Quindi vedremo insieme. E vi ricordo, se vi va, di seguirmi anche su Miiverse, Instagram e Telegram. Anche se Miiverse non lo sto utilizzando un granché ultimamente, anche perché non è che ci sia molto da utilizzare ultimamente come Miiverse, perciò. Però se volete comunque seguirmi su Miiverse, mi raccomando fatelo. E sempre se vi va, aggiungetemi agli amici di Steam e del PlayStation Network. Trovate tutti gli ID del caso e tutti i link del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Mi raccomando, fatemi sapere qui come volete che faccia, perché questa cosa fa abbastanza schifo. E un saluto ancora da Access00 e alla prossima.